della rivendicazione, io non sono il ministro di settore, ma ovviamente ho seguito, nel merito della rivendicazione il governo è contento anche delle decisioni prese a Bruxelles, che come è stato detto anche dalla Presidente Meloni hanno, come dire, osservazioni, rivendicazioni, diciamo così, che il governo stesso aveva portato a Bruxelles. Quindi quello che rivendicano gli agricoltori è molto in linea con quelle che hanno state le visioni, le politiche del governo sui problemi che segnalano gli agricoltori. Quindi da questo punto di vista del merito, ovviamente anche il fatto che insomma stia avendo un'efficacia in Europa di questa protesta, il governo non può che esserne contento. Per quanto riguarda quella che è la manifestazione, come le varie manifestazioni che si stanno svolgendo, do atto che c'è un modo civile insomma di rappresentare la protesta, che fino adesso stiamo gestendo in maniera, devo dire, impeccabile. Su questo voglio ringraziare i prefetti, i questori, soprattutto su tutto il territorio nazionale, che stanno mediando, diciamo, stanno avendo la collaborazione degli organizzatori, perché affinché ci sia un punto di equilibrio tra l'esigenza di manifestare, ma nello stesso tempo di non incidere su quelle che sono poi innanzitutto sull'ordine pubblico, sulla sicurezza pubblica. Quindi questo credo che avverrà anche nei prossimi giorni, quindi io credo che oggi è mercoledì, tra domani e dopodomani, quindi ci sarà un'evoluzione ulteriore di quello che è il quadro della situazione. Avremo queste manifestazioni presumibilmente anche a Roma. Il prefetto e il questore di Roma stanno confrontandosi con gli organizzatori affinché si svolgano, come dicevo, nella realizzazione di questo punto di equilibrio tra la legittima manifestazione del pensiero, ma nello stesso tempo che non ci siano problemi per i cittadini, né che meno di ordine pubblico. Sono convinto che avverrà anche questo tra giovedì e venerdì.